Benvenuti a una nuova puntata di Terre di Lombardia tra acqua e natura. Oggi parliamo del fiume Ticino. Ticino che in antichità si chiamava Ticinum, così come anche la città di Pavia. Altro nome che danno al Ticino è il fiume Azzurro. Il Ticino è definito anche il mare di Lombardia, oppure il fiume Azzurro. Nasce dal massiccio del San Gottardo in territorio elvetico, discende il suo corso, poi entra nel Lago Maggiore e infine crea il Naviglio Grande. Ticinum clarissimus fluvius. Questo è il termine latino per indicare che il fiume Ticino è un superlativo, era molto chiaro, molto pulito. È il settimo fiume italiano ed è lungo 248 chilometri. Qui ci troviamo a Vigevano, al porto della Jala, un grande porto con tante barche dove si riconoscono tra l'altro anche i Bolsei, che erano le antiche barche di metallo utilizzate per la raccolta dei sassi tondi e lisci per i selciati di tante città, comprese anche naturalmente anche Vigevano e tanti altri luoghi della Lombardia, ed erano appunto chiamato Bolsei. Qui vediamo questo dipinto che c'è anche alle mie spalle, che raffigura appunto un angolo di questo porto con queste barche. Alcune di queste appunto sono anche i Bolsei. Abbiamo detto i Bolsei, però vengono anche chiamati da queste parti Barsè. Qui ci troviamo appunto a Vigevano, Vigevano che è una città di origine romana. Un documento del 963 d.C., il suo nome era Vicus Jebuin. In seguito, nel Medioevo, diventa Vicus Viglevani. Città importante, famosa per le scarpe. Infatti qui è stata fiorente ancora adesso, ma in particolare nel passato, appunto l'industria della scarpa che poi si è espansa in tutto il mondo. Qui alle mie spalle c'è un cigno. Vi voglio raccontare quindi una storia mitologica e una legata a Leonardo. Quella legata a Leonardo sul cigno racconta che probabilmente a Roma, quando lui è stato a Roma, in quel tempo ha dipinto l'Eda e il cigno, che è appunto una leggenda mitologica molto bella, però questo quadro, ahimè, non esiste più. Le copie che ci sono rimaste tuttora nel mondo sono delle copie del suo dipinto originale che hanno fatto o i suoi allievi oppure diciamo altri pittori che sono venuti dopo Leonardo. Per esempio uno di questi era Dürer che fece un bel dipinto di Leda del cigno. Mentre la mitologia racconta che Zeus, che era il re degli dèi, il dio degli Olimpo, quando vedeva una donna se ne innamorava, nonostante la moglie, come dire, lo controllasse, però lui aveva la facoltà di trasformarsi in qualsiasi cosa. In questo caso lui si è trasformato in un cigno perché voleva possedere questa donna, che chiaramente se l'avrebbe visto o riconosciuto non avrebbe accettato oppure non gli piaceva.
Quindi lui si trasforma in cigno e anche il dipinto di Leonardo, così come i dipinti di altri pittori che raffigurano la scena, ritraggono proprio un cigno che possiede una donna. Nella mitologia quel cigno non è altro che Zeus, Giove dei Romani, trasformato in cigno per avere questa donna. Abbiamo detto che siamo a Vigevano, non posso che quindi che non raccontare la storia, dire qualche parola su Ludovico il Moro e gli Sforza in generale, la dinastia degli Sforza. Allora, gli Sforza, il nome Sforza deriva dal primo capostipite che si chiamava Muzio Attendolo, che era un capitano di ventura. Il nome Sforza gli è stato aggiunto perché lui era un personaggio di grande forza fisica. Possente, quindi gli è stato dato il soprannome Sforza e che poi è rimasto in realtà il suo nome. Tra l'altro c'è una leggenda, una storia che dice che lui, poi è diventato un capitano di ventura, intorno a 20 anni, mentre stava arando un campo, era indeciso se fare il contadino o fare altro. In quel momento passa un gruppo di mercenari, capitani di ventura e lui aveva una moneta in tasca. Quindi lui decide con la moneta e dice: se da un segno vado a fare il capitano di ventura, se mi esce l'altro segno continuo a fare il contadino. Esce quindi il segno che riguardava il capitano di ventura e da quel momento inizia la sua carriera importante come capitano di ventura. Muzio Attendolo ha un figlio illegittimo che è Francesco Sforza, che sposando Bianca Maria Visconti, che era la figlia dell'ultimo Visconti, Filippo Maria Visconti, diventa di fatto chi comandava Milano. Quindi Visconti e l'ultimo Filippo Maria Visconti, arriva Francesco Sforza con la moglie. Gli Sforza detengono il potere a Milano per circa 80 anni. Figlio di Francesco Sforza, a cui dobbiamo tra l'altro la realizzazione del Navigo della Martesana, è Ludovico Maria Sforza, detto Ludovico il Moro. Ludovico il Moro, che dobbiamo il suo nome, il Moro, ha più versioni. La prima che lui era di carnagione scura, la seconda i capelli erano neri, la terza versione è che praticamente Ludovico il Moro aveva incentivato moltissimo la seta, il bacco da seta per creare appunto la seta che intorno al 1400-1500 con lui ebbe un grande impulso. Siccome i bacchi della seta mangiano i gelsi, le foglie del gelso e in milanese si dice murun, lui il suo soprannome è Ludovico il Murun, cioè Ludovico il Moro, ma per i gelsi dei bacchi da seta. Abbiamo detto che qui siamo a Vigevano, e cioè in Lomellina. L'origine del nome Lomellina deriva dalla parola Laomellum, che è l'attuale Lomello, oppure il territorio ad aver dato il nome al paese. Il toponimo è antico e fa riferimento ai Liguri Levi, che erano stanziati in Lomellina prima dei Celti e dei Romani. E dato che il territorio era bello, fertile e ricco di selvaggina, si chiamava Lauvorum Mellum, cioè il miele dei levi, o ancora mel, che in celtico significa capo, principio o collare, o anche dal germanico mel, corrispondente al greco polis, dal latino urbs, cioè l'odierno borgo.
Oltre questo porto, alle mie spalle, in fondo, troviamo i Mareschi. Qui nel dipinto è ritratto appunto un maresco. Il maresco è uno specchio d'acqua, normalmente presso, di solito, il Ticino o comunque un corso d'acqua, alimentato da fontanili o risorgive, oppure da filtrazioni di falde sotterranee. Sono frequenti soprattutto intorno al Ticino. Sono di particolare importanza perché costituiscono habitat per specie di vari animali e anche di canne palustri, di piante. Quindi sono di particolare importanza, per esempio si trovano anche le castagne d'acqua e anche alcuni pesci, oppure ninfee e nannuferi. Appunto dentro i mareschi possiamo anche trovare dei pesci, anche pesci particolari. Ora ve ne voglio raccontare alcuni. Uno è tipico di queste zone e naturalmente non solo. Si chiama, per esempio, nel cremonese è detto boss. In italiano è detto ghiozzo, ma da queste parti è detto bottina. È un pesce molto piccolo, di colore bruno, con una testa grossa. Infatti nel cremonese boss sta per testa grossa. È piccolino, come abbiamo detto, e le persone meno giovani ricorderanno che lungo il fiume Ticino, lungo le sue rive, adesso noi andiamo a prendere l'aperitivo, per esempio d'estate, così. 30 anni fa le persone ricorderanno che lungo le rive del Ticino c'erano i chiostri dove vendevano questi cartocci con quella carta marrone particolare, con queste bottine, come chiamano qui, fritti. Un altro pesce scomparso negli anni 70 che frequentava questi luoghi è il temolo blu. Tra l'altro il temolo blu era un pesce prelibato alla corte sforzesca e anche prima alla corte viscontea. Fino agli anni 70 del secolo scorso ce ne trovavano ancora qua. Il temolo è un pesce molto pregiato dal profumo di anguria. Molto bello perché ha una pinna dorsale grande e quel tipo, che quella specie che esisteva qui, aveva appunto le pinne dorsali color blu. Ormai appunto sono scomparsi, probabilmente perché all'interno del Ticino anche qui purtroppo c'è siluro che miete vittime nelle varie specie autoctone, o forse anche perché l'acqua è meno pulita di allora. Infatti adesso, per poterlo trovare il temolo, ma non quello blu, bisogna andare nei torrenti di montagna. Un altro pesce che si trovava nei mareschi e non solo è chiamato popolarmente uselina, oppure in italiano cobite. Questo pesce piccolino, molto allungato, è soprannominato uselina perché praticamente, siccome ha una buona resistenza, nei negozi di caccia e pesca si vende vivo e si, con questo pesciolino si cacciano vivo i predatori d'acqua dolce come il luccio, il persico o il boccalone. Ed è chiamato proprio uselina perché è da richiamo ai pesci più grossi. E ora raccontiamo una delle tante leggende del Ticino. La prima riguarda addirittura i Celti. Questa leggenda racconta, siccome i Celti facevano anche sacrifici umani, racconta che praticamente la leggenda, i druidi, che erano appunto i sacerdoti celti, esperti nelle scienze, nell'astronomia, avessero fatto un patto con il fiume Ticino e praticamente dicevano che avrebbero sacrificato un essere umano per far sì che il fiume non inondasse i loro oppidum, cioè i loro villaggi. Quindi la leggenda racconta appunto di questo patto diabolico tra i Celti e il fiume. Vedete nell'inquadratura, ecco perché si chiama anche fiume azzurro. Probabilmente sono i riflessi che creano questo colore tipico azzurro. E adesso, mentre passeggio sulle rive del fiume, vi voglio raccontare una leggenda. La leggenda
di Ludovico il Moro e della sua nave. La leggenda racconta che un giorno, mentre Ludovico il Moro passeggiava lungo il Ticino, vide degli artigiani che costruivano una bella nave. Ne rimase profondamente colpito e chiese se poteva realizzare una nave simile per lui. Gli artigiani quindi si misero all'opera e nel giro di pochi mesi realizzarono questa nave tutta per lui. Era molto contento della realizzazione e decise di navigare con questa nave sul Ticino per andare verso il Po. Però successe un fatto imprevisto, e cioè che la nave a un certo punto fu ingovernabile e lui quindi si trovò in grosse difficoltà sul fiume. Ad un certo punto si imboccò delle morte e delle secche del fiume e quindi la nave ingovernabile si arenò. Lui, molto arrabbiato, decise di abbandonare la nave in quel punto dove si era praticamente imprigionata. La leggenda quindi racconta che in qualche meandro del fiume Ticino o in qualche lanca, in qualche anfratto, esiste la nave di Ludovico il Moro ormai sommersa, che non è mai stata scoperta. In lontananza si vedono dei cormorani, anche questo è un volatile apparso negli ultimi decenni. Sono grandi e voraci predatori appunto di pesci, dal colore scuro, quasi nero. Adesso vi faccio vedere un altro dipinto, che è questo del Ticino con le barche, e dietro di me vedete l'immensità del fiume, che dà proprio la sensazione di quanto in realtà l'essere umano è piccolo di fronte alla bellezza della natura. E visto che siamo sul Ticino, raccontiamo anche dell'oro del Ticino. Lo conoscevano bene i romani già allora, che adoperavano gli schiavi per la raccolta di pagliuzze o piccolissime pepite. Al giorno d'oggi la raccolta dell'oro, i cercatori d'oro lo fanno per hobby, per divertimento, con i loro setacci e riescono a raccogliere qualche pagliuzza d'oro. Ma c'è una leggenda riguardo di quest'oro del Ticino, e cioè che in realtà nel passato, in un lontano passato, una civiltà aveva nascosto nel letto del fiume Ticino il suo oro. Quindi la corrente, praticamente passando incessante, fa sì che si stacchi ogni tanto qualche pezzettino d'oro, qualche pagliuzza. Quindi in realtà, secondo questa leggenda, l'oro non è insito nel fiume Ticino sotto forma di pagliuzza o un tempo piccole pepite, ma è rilasciato da questo tesoro che avevano nascosto questa civiltà del passato. Ecco il dipinto che ho fatto del Ticino con queste barche, questi barsè, in un momento d'inverno dove la luce è particolare perché crea questi effetti unici, perché ogni luogo ha dei colori e degli effetti che vanno al di là della stagione e cambiano a seconda dei momenti della luce del giorno. Ecco una delle più belle piazze d'Italia, costruita nel 1492 da Ludovico il Moro, come anticamera del castello che vediamo alle mie spalle. Il castello, che noi vediamo, e vediamo anche la torre, è uno dei complessi fortificati più grandi d'Europa, costruito tra il 1345 e la fine del 400 dai Visconti. Fu perfezionato da Ludovico il Moro, con l'aiuto di Bramante e di Leonardo da Vinci. Alle mie spalle vediamo la Torre del Bramante, un bellissimo edificio, molto importante. Vediamo la piazza con i ciottoli tipici del fiume
Ticino. La piazza venne appunto creata da Ludovico il Moro come anticamera del castello, perché ricordiamo che Ludovico il Moro è proprio nato qui a Vigevano ed era del segno del leone, così come suo padre Francesco Sforza. Infatti agli Sforza si deve appunto l'ampliamento e le migliorie di Vigevano. Siamo qui a Vigevano, non posso non ricordare un film del 1963, da un libro di Lucio Mastronardi, Il maestro di Vigevano, per la regia di Elio Petri e l'interpretazione del grande Alberto Sordi. Ci troviamo vicino alla Cavallerizza. E la strada coperta è chiamata così, è del XIV secolo. Vediamo dove c'è l'arco, nella parte superiore dell'arco, lo stemma tipico dei Visconti, dove troviamo il serpente che mangia, secondo una leggenda, mangia un saraceno, secondo altri è una leggenda dove uno dei Visconti avrebbe sconfitto un drago che infestava la Lombardia. Ecco, qui ci troviamo alla Cavallerizza, chiamata così perché c'erano i cavalli. Infatti, se la percorrete, vedrete ai lati i ganci dove si attaccavano i cavalli e anche gli abbeveratoi. Qui si svolgono anche delle mostre di pittura. In questa casa, che vediamo alle mie spalle, nel 1858 nacque Leonora Duse, la grande attrice, tra l'altro amata da un altro grande personaggio che era Gabriele D'Annunzio. Eccoci nella piazza Ducale, intorno a me vediamo i bellissimi portici e una particolarità sono i capitelli che sono uno diverso dall'altro. In fondo invece vediamo la chiesa di Sant'Ambrogio. Termina qui questa puntata dedicata al Ticino e a Vigevano, visto che siamo in mezzo a tanta arte di grande qualità, immensa qualità, voglio finire con una mia frase dedicata all'arte. L'arte forse non salverà il mondo, ma riuscirà ai nostri occhi a renderlo più emozionante e vero verso questa nostra era che si occupa soltanto dell'effimero.